ciao a tutti gli amici di Italia Squisita. Siamo a Caserta, la città della Reggia, alla pizzeria Masanielli. Io sono Francesco Martucci e vi porterò nel mio mondo. Siamo qui per scoprire la futuro di Marinara, la pizza iconica, la signature dish dei Masanielli. L'idea della futura di Marinara nasce per la mia voglia di sperimentare, per la mia voglia di far provare a chi è seduto a tavola un'esperienza nuova. Inizieremo con la parte dell'impasto, dove Elio ci farà vedere la partenza proprio, dove nasce la pizza, per replicarlo a casa, per replicarlo dove meglio credete. Siamo nella cucina dei Masanielli, iniziamo. Qui abbiamo farina tipo 0 con una proteina 13,5, sale, lievito e acqua. Il primo passaggio che faremo, scioglieremo il lievito nell'acqua. Prego Elio. Una volta che il lievito si è sciolto, inizieremo a mettere l'acqua nella farina. Ne mettiamo una metà e sempre senso orario e antiorario iniziamo ad amalgamare. Ogni volta che l'acqua si è assorbita completamente ne buttiamo un altro po'. Inizia a crearsi la massa, ancora grezza, vai, continua. Ecco che il pasto si stacca completamente dal recipiente, inizia a prendere forma. L'ultimo passaggio, iniziamo a mettere il sale. Diciamo che questo mima un po' l'impastatrice. Quando andiamo sul banco, Elio continua ad impastare finché l'impasto non avrà una consistenza elastica e si presenterà più liscio. Accertiamoci che non ci siano i grumi, è importante. Andiamo a prendere e iniziamo a creare il nostro panetto. Prendiamo un po' di farina per non attaccarci le mani. Inizia a prendere forma il nostro panetto. Dopo aver creato la massa, lo facciamo riposare per una mezz'oretta. Dopo lo andiamo a riprendere in un recipiente così. Passata la mezz'ora di riposo, andiamo a riprendere l'impasto per fargli la piega. Ecco qua. Ok. E voilà. Hai visto com'è liscio adesso? Andiamo a depositare nel suo recipiente, copriamo e andiamo in frigo. 24-36 ore. Dipende dal tempo che avete, quando le volete fare. Dopo queste 24-36 ore l'impasto sarà raddoppiato e lo possiamo tirare fuori per fare i panetti. Consigliabile sempre un 5-6 ore prima di usarlo. Andiamo a prendere il nostro impasto. Io uso la semola rimacinata per stendere. Ok, stendiamo. Mettiamo su una base di carta forno e andremo ad infornare a vapore la prima cottura. Ci vediamo fra poco. Iniziamo al vapore, iniziamo a creargli una struttura 100, massimo 130 gradi, dove si crea questa patina già di tipo cottura sopra. Quindi dopo 10 minuti a 120 gradi, 130, andiamo a togliere la pizza dal forno e la facciamo un attimo arrivare a temperatura ambiente. Aprendo il forno, c'è un po' di attenzione perché, come vedete, è vapore. Quindi, dopo il primo step, la pizza si presenta così. E andiamo a friggere a una temperatura di 180 gradi. Ovviamente useremo un olio di qualità. Io ho scelto Friendly Italia perché ha un punto di fumo differente, ha una caratteristica di assorbimento dell'impurità differente e quindi andiamo a friggere
per 2 minuti in friggitrice. E voilà, Friendion Italia è un olio ortoleico con antiossidanti naturali. Mi raccomando, olio sempre pulito, eh? Abbiamo un altro shock termico. Ok, andiamo a girare. Andiamo ad asciugare, facciamo uscire un po' di vapore. Dopo la frittura si presenterà in questo modo. Avremo un po' di doratura, bella asciutta. Prepariamo i topping, che sono semplicissimi, alla portata di tutti. La crema di pomodoro arrosto, l'oliva cagliazzana, i capperi di salina e il pesto di aglio orsino. Scelto perché ha meno spigolosità dell'aglio normale. L'origano di Ischia e le alici di Trapani. Le mettiamo dopo la cottura. Dopo aver condito il disco di pasta, andiamo a fare l'ultima cottura, che è quella al forno. È una pizza alla marinara casertana che è diversa da quella napoletana. La napoletana è solo origano e aglio, invece quella casertana ha i capperi, le olive, le acciughe. Io non ho problemi a cuocerla sia in forno elettrico, sia in forno a legna e sia in forno a gas. Come ben vedete, il forno è senza fiamma, è basso, a noi non serve la fiamma, di solito lo cuciniamo nel forno elettrico, però volevo farvela vedere anche nel forno a legna. Pietro concluderà la cottura. Vai Pietro! Noi le chiamiamo asciugatura di solito, i ragazzi sono abituati, ma da noi la fiamma non è gradita nel forno, noi non usiamo tanta fiamma nel forno di solito. Ci vorranno un paio di minuti. Quasi pronta, qui in fondo. Okay. Staccala, piano piano. Ok, ma appoggiala a terra. Lasciala così, ok. La pizza è pronta, Pietro si appresta a tirarla via. Ecco qua. Questo è l'aspetto dopo l'asciugatura. Questo caso abbiamo asciugato in forno a legna. Andiamo a finire con le alici. Le alici sempre dopo cottura, mi raccomando. È un peccato metterle in forno, si sfalderebbero tutte. Così sentiamo più l'essenza del mare. Eccola qua, futuro di marinara. Gli abbiamo dato un gusto molto particolare. Abbiamo acidità, abbiamo sapidità, abbiamo dolcezza, abbiamo spigolosità, abbiamo croccantezza, abbiamo cremosità, abbiamo un po' di tutto in una semplice marinara. Adesso la tagliamo e ce la mangiamo però, eh? Che bel rumore. Dai ragazzi. A te più grande. Salute. Buon appetito. Wow. Non vi resta che assaggiare ed avere una finestra sul mio piccolo mondo. Ringrazio infinitamente Italia Squisita. Vi aspetto a Caserta, vi aspetto ai Masanelli per provarla anche fatta da me. Io per adesso l'ho fatta per voi, per farvela replicare. Ci vediamo alla prossima e al prossimo video.